Sono tornato finalmente. Come va? Ah, hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata post crociera. Sì, come avevo già detto sia in post sia in altri video, quest'anno sono andato via una settimana. È stata una bella vacanza, ho avuto la possibilità di assaggiare varie cose in vari posti, tra cui appunto la Grecia e la Croazia. Purtroppo in Croazia non ho avuto modo di assaggiare nulla di tipico perché la zona dove siamo arrivati era sostanzialmente proprio zona porto e quindi c'erano tutti i ristoranti che avevano sì cose buone, ma niente di appunto particolare come in Grecia, che ho potuto assaggiare un vero gyros o gyros o comunque sia la sua pronuncia, e devo dire incredibile. Ma non solo quello, nei negozietti, come sapete, io vado sempre in giro e cerco sempre qualche snackino particolare, cioccolato, una caramella, qualcosa. Ne ho assaggiate vari, tra cui anche in realtà due provette con all'interno due sciottini di, non sono sicuro effettivamente che tipo di alcolico fosse, poteva essere gin come poteva essere vodka, per quanto ce ne fregava. Costavano 1,50 euro a provetta uno sciottino, che di solito in discoteca o qualsiasi altro posto minimo 3 euro, minimo. E uno sciottino, uno al mirtillo, uno alla ciliegia, vi dico, incredibili. Questo in Croazia. Mentre appunto in Grecia ho trovato questo. In Grecia ho trovato questo, che è una cosa che vedo spesso mangiare dagli americani e a quanto pare sembrerebbe essere anche abbastanza piccante. Il Takis Fuego. Il Takis, credo, appunto perché essendo scritto in greco non posso tradurlo, siano queste tortigline di mais, non so, ipotizzo appunto in questo momento, e queste sono le più piccanti che ci sono in giro al momento, ipotizzo sempre. Mi hanno sempre ispirato nei miei soliti negozi che giro, Chinatown e altri negozi simili, non le ho mai trovate qui in Italia, poi magari ho avuto sfortuna io. Lì le ho trovate, purtroppo pacchetto, come potete vedere, piccolo, da 70 grammi. Ho trovato questi, che li vedo spesso nei video americani, e sono estremo piccante, così quasi. Finirle adesso vuol dire veramente non averne più, però le assaggiamo perché faccio schifo. Allora, l'odore principale sicuramente quello di un peperoncino, ma non quello di un peperoncino così piccante. D'altronde l'immagine che si vede è lime e un peperoncino classico. Poi magari le mangi e dici sono meglio. Come possiamo vedere, sono appunto questa mini tortiglina di mais arrotolata su se stesso, ricoperta completamente di quella polverina magica. Confermo che siano mais, sono un po' più dure di quanto mi aspettassi, e il piccante unito al lime, ti dico, buono. Non è un piccante esagerato, non si sente subito in bocca appena lo mordi, si sente e si espande piano piano una volta che l'hai ingoiato, sempre zona lingua. E mi stavo affogando perché mi stava finendo una scheggina qui. Però ti dico, è sopportabilissimo, è un piccante comunque che si espande piano piano, vuoi proprio dato anche da quella punta di acido data proprio dal lime. Però buoni, buoni, certo. Non li pagherei un prezzo eccessivo come potrebbe essere quello che potrei trovare in un negozio di dolciumi di cui non voglio fare nomi, che sovrapprezza queste cose a dei livelli assurdi. Ma se li trovassimo qui in Italia anche a 2 euro, un pacco più grande, però ti dico che un giro ogni tanto me lo farei volentieri. Come ho detto, è un piccante sopportabile, è molto leggero e ovviamente, lo ripeto continuamente, sempre non adatto a tutti, ma se una persona normale questo lo mangia, lo sopporta. Magari sta un attimo così, 2 minuti e poi gli passa. Però sì, non sarebbe sicuramente la primissima scelta fra una vasta gamma di prodotti piccanti che ho assaggiato, ma lo assaggerei nuovamente. Gli do il mio voto, ovviamente ci basiamo sempre solo sul piccante a questo giro, perché come potete vedere, quello è alla fine. Mentre gli altri gusti che vedo, c'è original, che anche quello originale vedo del peperoncino. Non lo so perché è scritto veramente in piccolo, salsa shahaba, avrò letto bene? Non lo so. Però questo, come potete vedere, è segnato Maximo Extreme. Sopportabile, molto buono anche.
Come voto gli darei un 6. Non è esagerato, come ho detto. Anzi, lo dico e lo ripeto per l'ennesima volta, quella punta di lime gli dà quel pochino di acidità in più che però, mixato bene assieme, lo fa sentire veramente bene il sapore, è proprio buono. Per quello non esagero a dare un voto né troppo alto né troppo basso, perché comunque una puntina di piccante c'è, viene ammassato moltissimo dalla tortiglia di mais stessa, ma riprende un po' con quel lime. Molto buono, molto buono. Quindi, signori, voi le avete mai assaggiate le Takis? In America queste le vedo costantemente. Mi ricordo di un video di un ragazzo tipo che mangiava tutte le cose piccanti velocissime e prendeva una manciata di Takis, prendeva i peperoncini, prendeva la salsa piccante e se la metteva in bocca. Poi anche altre, tipo ho visto un ragazzo che fa delle ricette in stile galeotto, sostanzialmente. Prende le cose semplici, come potrebbero essere le bustine di ketchup, senape, maionese, quelle proprio da fast food, pacchettini piccoli che appunto prendi dalle macchinette, queste cose qua, e ci crea delle ricette in stile appunto galeotto. L'ultima cosa che ho visto appunto con le Takis, queste qua viola tra l'altro, erano le uova alla diavola Takis. Sostanzialmente, uova sode, taglia a metà, toglie l'arancio, mette ketchup, senape, le Takis sbriciolatissime, le mixa tutte assieme, fa una sacca poche rompendo la plastica, bloop, riempie di nuovo le uova, ci mette il formaggio spray, proprio quello che si vede tipo nei film, proprio sopra, una Takis e via, se le mangia. Vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!